tutti quanti noi, ce l'hanno spiegato, che dovevamo avere 20 anni di esperienza per riuscire a fare politica. Quando siamo arrivati lì, all'inizio, abbiamo iniziato a crederci anche noi, talmente delle volte che ce l'hanno detto. Oggi, io stasera qui, dopo farò parlare altri, io stasera non vi vengo a parlare degli altri, non me ne frega niente degli altri. Io vengo a parlare di quello che ha fatto questa gente, grazie a voi, grazie al vostro sostegno. Allora lo vadano a dire a gente come Mattia Fantinati della Commissione Attività Produttive e gli altri che sono degli incompetenti, dopo che abbiamo fatto passare una legge, che è legge dello Stato, che dice che d'ora in poi si sospendono tutte le cartelle esattoriali di Equitalia alle imprese che devono avere soldi dallo Stato. Lo vadano a dire a gente come Azzurra Cancelleri, che il 27 maggio porta in aula alla Camera la legge che abolisce Equitalia per sempre. Ve l'avevamo promesso che ci saremmo battuti per ridurre la disoccupazione, ve l'avevamo detto. Grazie a noi oggi tutte le imprese che hanno soldi dallo Stato e poi delocalizzano all'estero devono restituire i soldi, altrimenti non se ne possono andare. Andate a raccontarlo a persone come Riccardo Fraccaro, che è un inesperto che con tre righe di emendamento ha fatto saltare 3 miliardi di euro di affitti d'oro che andavano ai palazzinari in Italia. Andatelo a dire a lui che è un inesperto, che non ha esperienza, che è incompetente. Andatelo a dire a chi si è battuto per la scuola di questo gruppo parlamentare. Dall'anno prossimo le famiglie potranno risparmiare 500 euro sui libri scolastici, perché abbiamo fatto approvare una legge che dice che le classi possono lavorare finalmente sui libri digitali a 0 euro. 0 euro! Posso dire solo che sono orgoglioso di far parte di questo gruppo parlamentare, un gruppo parlamentare che tutti davano per spacciato a 2 mesi dalle elezioni, che dicevano che non ce l'avremmo mai fatta. Oggi ci vengono tutti dietro sui nostri temi, i vostri temi, quelli che nel programma erano definiti populisti, ora ci inseguono tutti. E io vi posso dire una sola cosa, che noi magari non avremo esperienza, ma abbiamo entusiasmo e con quello cambieremo questo paese. Con l'entusiasmo. Quando ci hanno detto,